Un importante finanziamento è arrivato dalla Regione Abruzzo per opere di manutenzione per mettere in sicurezza, il torrente Gerrano. Sì, sicuramente sì, abbiamo, diciamo, questa problematica ormai da tempo che è il dissesto idrogeologico con il problema del torrente Cerrano. Finalmente qualcosa si muove, la regione ci ha stanziato una somma che naturalmente non è l'importo necessario per fare il completamento di tutti i lavori, però è un primo passo per iniziare, soprattutto per mettere in sicurezza quel tappo che crea allagamenti e soprattutto crea disagi alla popolazione che vive proprio in quella zona. Anche perché Silvi è nota a tutti come negli ultimi anni soprattutto a rischio di alluvione. Proprio con la nostra insistenza, questa amministrazione comunale dai primi tempi ha cercato di trovare soluzioni proprio per arginare e prevenire quel fenomeno del dissesto idrogeologico che tanto ci ha allarmato negli anni scorsi, negli anni precedenti. Dunque questo è un primo passo, sicuramente ce ne saranno altri. Noi puntiamo molto alla prevenzione proprio perché ormai con il clima di questi ultimi anni si genera sempre allarmismo, ma soprattutto si genera sempre quel fenomeno di bombe d'acqua che creano panico, ma soprattutto danni non solo alle cose, alle volte purtroppo anche alle persone. Prevenzione quindi soprattutto per il territorio che è confinante anche tra Silvi, Pineto e soprattutto come decoro urbano. La prevenzione è fondamentale. Noi naturalmente con le poche risorse che abbiamo cerchiamo di fare quello che possiamo. Grazie agli enti come la Regione che ci dà questi finanziamenti riusciamo sicuramente a fare opere migliorative per tutto il territorio e questo è, diciamo, un auspicio per il futuro. Speriamo che gli enti sovraordinati possano sicuramente darci quell'input in più per dare risposte ai cittadini.